Il T16 Skyhopper era un veicolo da trasporto e anche un veicolo per la sicurezza urbana ed è utilizzato solo sul pianeta Tatooine. È prodotto dalla Incom Corporation, in collaborazione dell'Alleanza Ribelle. L'Alleanza usò il T-16 Skyhopper come cazza d'addestramento dal terzo anno di guerra in poi. È dotato di un azionamento a ioni e di una cabina di guida pressurizzata. Le versioni civili dello Skyhopper sono state armate di cannoni pneumatici da 80 mm e laser di destinazione, anche se molte agenzie militari del pianeta hanno utilizzato i T-16 modificati a causa della loro buona prestazione generale. Questi velivoli sono stati usati come cazza d'allenamento per i piloti, perché i comandi erano identici al T-72 X-Wing. Il T-16 aveva una velocità massima di 1200 km e i due generatori repulsor servivano a farlo sollevare fino a 300 metri. Molti piloti hanno preferito gli Skyhopper oltre agli Speeder per la maggior manovrabilità. Durante la prima guerra civile galattica, Luke Skywalker ha posseduto un T-16 sul pianeta Tatooine, dove lo usava per sparare i Ratiwomp come pratica di bersaglio e anche per fare delle gare con i suoi amici dentro il Beggar's Canyon. Dopo un incidente, durante una corsa nel Beggar's Canyon, il suo velivolo fu portato in riparazione nella base ribelle di Lars Homestead, che fu riparato durante la battaglia di Renvar. Diciamo che il T-16 fu un cazzo molto utile in addestramento, ma anche in un vero combattimento se la cavava bene. E questo è tutto per oggi, lasciate un like oppure un dislike o non sono dei due. Iscrivetevi se vi interessano vedere altri video del genere e condividete a tutti gli appassionati di guerra stellare e dell'universo espanso. Per quelli che sono iscritti, il prossimo episodio sarà ambientato sul cazzo stellare TIE Experiment M1. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.